Gli hanno mai fatto questa domanda? Cosa farai da grande? È una domanda a cui io personalmente non sapevo rispondere. La mia reazione era essenzialmente questa. Quindi rispondevo cercando di capire chi avessi davanti. A volte mentivo solo per dire quello che la persona davanti a me voleva sentirsi dire. Quando si parlava di lavoro, no? Questa parola magica, se avessero fatto una foto al mio cervello, sarebbe uscita una cosa come questa. Una totale confusione di strade incrociate. Così ho cercato di capire cosa significa lavorare. Ad oggi, quando ci si chiede cos'è il lavoro, cosa significa lavorare, vengono in mente delle immagini come ambienti medici, no? Oppure avvocati, oppure ancora queste sedie, questi tavoli in grattacieli per fare delle riunioni in cui non si capisce bene di cosa si parla. Io personalmente continuavo a vedere me stesso molto lontano da questi ambienti, non mi sentivo appartenere in questi posti. Quindi oggi vorrei raccontarvi come ho trovato la strada che fa per me, quindi di cosa avevo bisogno e come poi da una totale confusione ho trovato un piccolo ma efficace metodo per trovare il lavoro adatto a me. Vorrei parlarvi di una parola che proviene dal Giappone, quindi vi porto in questo ambiente qui molto sognante, per così dire. Il metodo si chiama Ikigai. L'Ikigai può essere tradotto, diciamo così, con il motivo per cui ci si alza dal letto ogni mattina. E può essere visualizzato tramite questo grafico. L'Ikigai è l'intersezione tra quello che amiamo, quello in cui siamo bravi, quello per cui possiamo essere pagati e ciò di cui il mondo ha bisogno. Qui vediamo che è l'intersezione tra la passione, la professione, la vocazione e la missione, che poi sono le parole che vi ho detto prima, quindi quello che amiamo, quello in cui siamo bravi, quello per cui possiamo essere pagati e ciò di cui il mondo ha bisogno. Perché è importante trovare il proprio Ikigai? Beh, perché passiamo quasi un terzo della nostra vita a lavorare. Perché poi le altre attività sono dormire e le attività personali. Quindi se dividiamo le 24 ore diviso 3, 8 ore diviso per il lavoro, 8 ore per dormire e 8 ore per attività personali, intrattenimento e altro. Quindi è importante che anche questo aspetto della nostra vita, questo tempo, abbia un senso. Però per capire qual è il lavoro ideale per noi, dobbiamo farci delle domande. E quali sono queste domande che possiamo farci? Lo vediamo proprio tramite questo schema. Chiedendoci cosa mi piace fare, riusciremo a capire quello che amiamo. Chiediamoci in cosa sono bravo, in cosa sono brava, in cosa riesco ad eccellere. Per cosa potrei essere pagato? Di cosa hanno bisogno le aziende oggi? Di cosa ha bisogno il mondo? Questo è uno step successivo ma molto importante perché è quella cosa che, tornato a casa dopo la giornata di lavoro, ti fa sentire davvero soddisfatto. Oggi quello che immaginiamo è essenzialmente questo. Se voglio fare quello che mi piace, allora ci immaginiamo davanti a Netflix a guardare la serie TV oppure a giocare ai videogiochi. Solamente questo. Se voglio fare quello in cui sono bravo, non c'è tanto da dire. Dormire. Siamo bravi tutti. Se voglio avere un lavoro ben pagato, allora quello che immaginiamo è necessariamente solo questo, quindi fare un lavoro ben pagato e basta, senza un'aggiunta per noi stessi o per gli altri. Se voglio fare ciò di cui il mondo ha bisogno, quello che ci viene in mente è qualcosa come questa, Madre Teresa di Calcutta, no? Per dire volontariato o beneficenza. Però se guardiamo attentamente, l'Ikigai non si trova qui, non si trova neanche qui, e neanche qui, e neanche qui. È perfettamente al centro, quindi deve unire tutti quanti questi aspetti. Ora vorrei raccontarvi la mia esperienza. Io non volevo avere l'ansia di dover dare una risposta, anche sbagliata magari, a chi mi chiedeva cosa volessi fare da grande. Quello che dovevo fare era continuare ad essere curioso, imparare e sperimentare mondi diversi fra loro, finché non avessi trovato il migliore per me. E oggi in realtà il mio lavoro non ha molto a che fare con i miei studi.
Anzi, a dire la verità, era un mondo a me sconosciuto fino al quarto superiore, quindi ero arrivato al quarto superiore che ancora non capivo cosa volevo fare da grande, per così dire. Poi mi hanno parlato dei lavori nel digitale, ma quello che immaginavo era qualcosa di impossibile, qualcosa che usciva fuori dai film, i lavori nel digitale, come se fosse appunto Matrix. Ho ancora questi ambienti irreali in cui si toccano cose a caso, ologrammi, ma ovviamente i lavori nel digitale non sono questi. Sapevo però che i lavori nel digitale avevano un potenziale molto interessante, ovvero c'era molta richiesta. E quindi questo che significa? Significa che le aziende ricercavano i lavori nel digitale, ovvero chi aveva delle competenze. C'era molta varietà, quindi un lavoro nel digitale racchiude diversi lavori. Ad esempio, se mi piace creare siti, esiste un lavoro nel digitale che fa per te: programmare, sviluppare un sito web, sviluppare un'app, un'applicazione. Oppure ancora, se ti piace disegnare, se ti piace progettare, esiste il lavoro che fa per te, in cui puoi disegnare, progettare l'interfaccia di un sito web e quindi come poter interagire con una pagina web. Sapevo anche che i lavori nel digitale hanno un forte impatto. Questo perché? Perché tramite il lavoro nel digitale puoi dare un contributo positivo a milioni di persone. Perché tramite i mezzi che abbiamo oggi possiamo raggiungere tantissime persone in davvero poco tempo. E questo è un forte impatto. Quindi torniamo a quando mi hanno detto lavori nel digitale e quando ho iniziato a fare la mia esperienza nei lavori nel digitale. Quello che faccio oggi rispecchia le mie passioni, sì, perché le mie passioni sono dal punto di vista umano, per così dire, quindi le mie attitudini sono l'essere curioso e il voler condividere. Quindi amo essere curioso, studiare e condividere. In che modo? Nella pagina Start to Impact, che è Start to Impact è il nome dell'azienda in cui lavoro, posso creare dei meme, che sono sicuro che conoscete tutti quanti, in cui posso parlare, quindi condividere, dei temi che mi stanno a cuore e quindi dello studio. Quello in cui sono bravo, ovvero essere empatico. Che significa empatia? Significa entrare nei panni degli altri, sentirsi, capire di cosa hanno bisogno le altre persone. E questo poi lo vedo tramite i risultati che abbiamo tramite la pagina Instagram. Ad esempio qui potete vedere che ci sono 76.000 persone che ci seguono su Instagram, o addirittura un giorno ci hanno detto che siamo la miglior pagina di tutto Instagram. Ciò per cui posso essere pagato. Quindi tramite la mia creatività all'interno dei post che creo per i social media, le persone poi possono scoprire l'azienda in cui lavoro. Quindi l'azienda aveva bisogno di un modo per farsi conoscere e qui sono entrato in gioco io, con la mia creatività. E quindi poi le persone tramite i social media, tramite la pagina Instagram, possono scoprire il sito web e dal sito web possono iscriversi alla piattaforma di formazione e iniziare a studiare un lavoro che fa per loro. Ciò di cui il mondo ha bisogno. Arriviamo alla parte un pochino più che va oltre, no? Per così dire, del metodo Ikigai. Quello che mi piace, il modo con cui mi piace descrivere il mio lavoro all'interno di ciò di cui il mondo ha bisogno è dire che aiuto gli altri a trovare lavoro in aziende che hanno un impatto positivo sul pianeta. Cosa significa? Vi faccio un esempio pratico. Vi racconto l'esempio di Niki Silvestri, che grazie a noi lavora nel digital marketing in un'azienda che tutela l'ambiente e la biodiversità del pianeta, migliorando la salute delle api. Saprete meglio di me che le api sono in via di estinzione, ma sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Pensate che l'80% del cibo che mangiamo lo possiamo mangiare proprio grazie alle api, grazie alla loro impollinazione. E quindi sapere che una persona che ha studiato con noi, ha trovato lavoro in un'azienda che aiuta le api a vivere, a sopravvivere, è un modo per sentirmi anche parte di un contributo positivo che posso dare al mondo. Quindi cosa voglio lasciarvi con questo discorso che abbiamo fatto insieme oggi, con questa conversazione? Se volete esplorare ancora e non avete una risposta pronta al cosa farai da grande, non fa niente, perché è normale non avere una risposta. Basta ansia alla domanda cosa farai da grande.
Ci vorrà tempo per trovare il proprio Ikigai. E infatti il messaggio finale che voglio lasciarvi è che il lavoro può essere un mezzo. È un mezzo per farci sentire realizzati. È un mezzo che ci può far sentire soddisfatti. È un mezzo che ci può sostenere economicamente ed è un mezzo per cui possiamo avere un impatto positivo nel mondo in cui viviamo. Grazie.